Rimaniamo seduti un istante. Ho iniziato la celebrazione dicendo che oggi, giorno solennità di San Benedetto, è giorno di grazia e di doni del Signore. Noi preghiamo perché il Signore riempia di doni la comunità di Camaldoli, il monastero, l'eremo, accompagni con i suoi doni la nostra diocesi. Dono grande è il nostro diacono Don Bosco. Pensavo a dei patroni sicuri. San Benedetto, San Romualdo e Don Bosco sono patroni sicuri della sua vita, e quindi a lui un rinnovato augurio. Ma i doni e le grazie del Signore non sono finite, come dice il libro delle Lamentazioni, si rinnovano ogni mattina. E allora do notizia di un dono per la vita della Chiesa e anche che è del monastero di Camaldoli e di cui vi do lettura con questo comunicato a firma del nunzio apostolico Emil Paul Cerrig, che dice così: Eccellenza, mi reco a premura di comunicarle che il Santo Padre Francesco ha nominato vescovo di Tempio Ampurias in Sardegna il reverendissimo Don Roberto Fornaciari, finora priore del monastero di Camaldoli. Io voglio solo aggiungere da parte mia una parola di gratitudine al Papa Francesco per questa scelta e per il grande dono che nella persona di Don Roberto fa alla Chiesa di Dio e alla Chiesa che è in Italia. E un grazie per il cammino da lui vissuto che voglio esprimere alla comunità di Camaldoli e un grande grazie però a Don Roberto perché la sua presenza nella nostra diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro è sempre stata una presenza molto generosa nel servizio, nella condivisione, estremamente competente e con una ricchezza di vita di spirito, di sensibilità ecclesiale e di condivisione che come Chiesa ci ha sempre arricchiti. E quindi da parte mia mi faccio portavoce anche dell'Arcivescovo Riccardo e a nome di tutta la Chiesa, che è la nostra diocesi, il grazie che viene dal cuore e l'augurio per la nuova missione che inizierai. Nella consapevolezza che i legami di amicizia e i legami spirituali rimangono sempre vivi anche quando le distanze ci allontanano un po', e quindi l'augurio è che nello spirito e nell'amicizia, la comunione, l'unione, la condivisione con Don Roberto possa continuare. Certamente, personalmente e come Chiesa, ti accompagniamo con la preghiera. Credo che sia un caso davvero estremamente singolare, perché non molti annunci di nomina vescovo sono accompagnati anche dal suono del tamburo. Quindi è veramente un momento speciale. Ma credo che ora ci rivolga una parola Don Roberto. Sì, tocca anche a me adesso i ringraziamenti. Posso in parte abbonarli perché condivido quelli che ha già fatto Don Bosco, però è chiaro che anch'io devo dire due parole. Innanzitutto ringraziare Monsignor Andrea per quanto ci ha detto oggi e naturalmente bisogna ringraziare il Santo Padre per la sua scelta, per la sua elezione, che in questo giorno di San Benedetto mi ricorda e mi fa pensare che sono il primo vescovo monaco italiano durante il suo pontificato, è la prima volta che Papa Francesco elegge un monaco
a una sede episcopale italiana. In tutto il mondo l'ha fatto pochissime volte, al massimo due. Per cui un cambiamento di tendenza, e penso soprattutto che sia un dono per l'ordine monastico italiano, ecco, che condivido con tutti. Questa festa di San Benedetto poi ci ha richiamato a, lo diceva nell'omelia il nostro Vescovo, alcune dimensioni fondamentali della vita che riguardano i monaci, che riguardano i diaconi, ma che riguardano tutti, all'ascolto, al servizio, ecco. Dunque sono quelli a cui mi voglio riferire, a questo custodire la parola, questo custodire la liturgia, per poter attraverso questa costruire, costruire l'unità del popolo di Dio, costruire la Chiesa a cui sono mandato. La Chiesa di Tempio Ampurias, che non conosco e non mi conosce, ma la sorpresa è reciproca e perciò vivremo in questa reciproca sorpresa che ci ha fatto Dio, in questo scherzo che ci ha fatto, ecco. Per cui avremo modo di familiarizzare e di conoscerci nel prossimo futuro. Il Signore e San Benedetto ci invita a non anteporre nulla all'Opus Dei, ma l'Opus Dei vuol dire anche appunto all'ascolto, ma anche alla risposta, alla chiamata che lui ci fa, e dunque la risposta. In questo caso è arrivata anche questa chiamata, è arrivata dopo 36 anni di vita monastica, e non posso che ringraziare la mia comunità, e a cui sono affezionato, a cui sono legato e a cui rimarrò sempre legato. Per me vuol dire una svolta di vita, perché fino a questo momento ho vissuto in comunità e da questo momento vivrò in un'altra dimensione, in un altro modo di vivere, ecco. Per cui anche questo è una cosa che vi propongo per la vostra preghiera, ecco, per ricordarmi la preghiera per questo motivo. Benedetto poi è anche uno dei patroni dell'Europa, oggi anzi la liturgia lo ricorda come tale, per cui il pensiero all'Europa è un pensiero importante, perché il nostro vecchio continente sta facendo fatica in questi ultimi tempi, soprattutto a livello della pace. Pax è proprio uno dei saluti benedettini tipici. Per cui affidiamo a San Benedetto e gli altri patroni, ma non solo a loro, anche al nostro impegno, la nostra preghiera, la pace nell'Europa e il cammino del nostro continente, che in questi ultimi anni sembra tornare indietro e perdere quelle conquiste che aveva fatto nei decenni precedenti, dopo la guerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, perché non capiti questo, ma perché la nostra coscienza di uomini ci riporti a quei valori di unità, di comunione che hanno creato la comunità europea, l'Unione Europea, e avevano creato una situazione di pace per lungo tempo. Fermiamoci qui, perché abbiamo parlato molto già. Mi affido alle vostre preghiere, alla vostra benedizione. Grazie.